Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Oggi vi voglio parlare di quella cena segreta, tra virgolette, in un palazzo romano dove dicono che vogliono affondare la Juventus. Ragazzi, però prima di partire vi voglio ringraziare perché mi state seguendo intanto. Fate un piccolissimo sforzo anche con i vostri amici conoscenti per farmi arrivare minimo a 500 iscritti, sempre che sembra che vi stia piacendo quello che vi sto portando. Poi ragazzi, mettete like, commentate, iscrivetevi, mettete la campanella e condividete. Quindi ragazzi, partiamo con il video. Si dice ragazzi che ci fu una cena in un palazzo romano con 8 persone. E vi spiego. Qui si dice metti una sera a cena, 8 persone in un palazzo del centro di Roma, due uomini di cultura, un porporato che sarebbe tipo un cardinale, perché tanto i cardinali hanno molto potere sempre, ragazzi, sia in politica che nel calcio, in tutto. Tre belle signore, un giornalista e un uomo molto potente, che si dice che sia un politico ma molto potente. Parlano dei fatti loro, del Copasir e tutto quanto, ma poi arrivati al dolce si finisce col parlare del calcio. E il porporato, il cardinale che tifa Roma, sfotte uno degli intellettuali che tifa Juventus. Dice: in due gare di campionato avete fatto un solo punto. Poi il discorso si allarga, la cavalcata del Napoli, la crisi non solo sportiva della Juventus, Inzaghi che non resterà all'Inter, Pioli che sta facendo i miracoli. Poi l'uomo potente spiega che Kinè ha un rapporto privilegiato con Lotito. Il cardinale azzarda, in effetti, per quella vicenda dei tamponi della Lazio, Kinè, non so, vi ricordate, sì, tamponi, che non do, giocatori che non devono giocare contro la Juventus, e quindi già lì c'era qualcosa. Poi dice, in fondo, che Lotito abbia rapporti con troppa gente a Roma è risaputo, al pari che Lotito ambisca a diventare il manovratore del calcio italiano. Ma dopo qualche minuto l'uomo potente, il politico, lancia una bomba. Avevano deciso prima che la Juventus vincesse l'ottavo titolo. E tutti subito a chiedersi: ma chi, cosa, chi ha deciso? Gli interessi della federazione si sono saldati a quelli dell'UEFA e a quelli della politica. E qui, come vi dicevo io in altri video, c'entra molto la politica. Il caso Plusvalenza, ma non avreste venti, che ha colpito la Juventus. Dice: una società che vince 9 titoli di fila è un'aberrazione che il sistema non può combattere. Un'aberrazione. Se uno è forte e altre squadre sono meno forti, vince il più forte, di solito. E cioè, un sistema funziona se ogni anno vince una squadra diversa. Se l'interesse viene meno, se l'interesse viene distribuito su varie platee, l'Italia è un paese con numerose realtà geografiche e sociali. La Superlega, sentite, idea di calcio elitario ha fatto traboccare il vaso. Quindi ragazzi, capite? Sì. E Lotito con Kinè sono amici per i tamponi. La Superlega ha dato fastidio, perché ha dato fastidio all'UEFA, al calcio italiano, alla politica. E quindi dice: la Superlega ha fatto traboccare il vaso. Poi fanno notare all'uomo potente che le sue affermazioni sono gravi. Che le cose finissero in questo modo era fisiologico, prosegue l'uomo, visto che per troppo tempo si sono rifiutati di vedere. Poi lui spiega: nuoci al sistema se per vinci adoperi il sistema medesimo. La situazione è sfuggita di mano. Ma vedo uno che vince scudetti, e posso testimoniare anche tifosi non juventini ma con un po' di cervello, che ha detto: la Juventus, ragazzi, vince perché è forte, ha una squadra forte, ha giocatori forti e vince. Contestano alla Juventus soprattutto di essere stata più spudorata di altri, quindi non la sola, ma più di altri, nei servizi del sistema. Quindi fa capire che non solo la Juventus si è servita del sistema, ma anche altre. Quindi poi più spudorata, ma deve spiegare dove, però va bene. E ora il palazzo deve far vedere che esiste. La federazione non avrebbe voluto che si andasse così oltre, ma Kinè e Torsello sono stati mal consigliati. Da chi non si sa. Dice:
Dice, 9 scudetti sono stati uno schiaffo che ha ridicolizzato il palazzo. Calcio maschile, ma anche quello femminile. Juventus, solo Juventus. In federazione c'è chi pensa che una redistribuzione economica e sportiva potrà far rinascere il calcio nostrano. Poi dice che Gravina, ragazzi, questo qui poi si ricollega a ricorso alla targa fatta Juventus, dice che Gravina stia pensando di ricorrere al Consiglio di Stato contro il TAR che ha imposto a Kinè di consegnare la carta Covisoc entro 7 giorni. Questo, grazie, questa ormai notizia già saputa che comunque Gravina non ce l'ha fatta. E poi si dice, dunque Gravina che non si costituì al CONI nella vicenda ASA del Napoli sembra voglia costituirsi a sostegno di Kinè. E poi abbiamo saputo che comunque alla fine la FIGC e Gravina non sono state presenti all'udienza preliminare. Allora, la cosa dice, è idiota che non avessero dovuto dare la carta alla Juventus. Se la carta Covisoc contiene cose in grado di smontare il castello di Kinè, è evidente che la Juventus pretenda di esibirla al CONI. Se invece quella carta è ininfluente, non si comprende per quale motivo Kinè se la sia imboscata per 7 mesi e si sia rifiutato di darne copia alla difesa della Juventus. Dice, ma il perché si può ipotizzare? In ogni caso, se il CONI invaliderà la penalizzazione, lo farà perché invaliderà il processo che ha visto Kinè protagonista per vizio di forma. Ok? Le prove dell'accusa devono essere visionate preventivamente anche dalla difesa. Dura lex, sed lex. A meno che dopo Kinè anche il CONI non voglia farsi una legge propria. Dice, non c'entra a questo punto se la Juventus sia o meno colpevole, è ininfluente. Un procedimento giudiziario, oltre che di sostanza, è fatto di forma. Persino nella bizantina, ingiusta e proterva giustizia sportiva, quella che Gravina si è sempre rifiutato di riformare. Quindi l'invito di oggi è sempre il medesimo, Gravina, vattene. Quindi ragazzi, a questa cena, che ci doveva parlare di altro, è venuta fuori questa notizia comunque si sapeva che volevano fare affondare la Juventus perché vinceva troppo. Quindi, allora, mettete una regola nel gioco del calcio dove si dice che una squadra non può vincere tot scudetti di fila. Ma ragazzi, è una cosa imbarazzante. Se non avete, non ci sono squadre che possono comprare giocatori o avere allenatori che possono far vincere la propria squadra. Chi è più forte e comunque un po' di fortuna serve sempre, vince. E invece no, avete capito? Sì. E la Superlega, 9 scudetti di fila, Agnelli che ha passato i piedi a persone molto potenti, tutti messi insieme, hanno fatto che la Juventus sia stata condannata. Però ora vediamo che si sa che il caso plusvalenza molto probabilmente, dico molto probabilmente, non è sicuro, ma molto probabilmente i 15 punti verranno ridati. E ora vedremo come andrà avanti la manovra stipendi perché ci sarà un rinvio su rinvio, perché adesso hanno rinviato. Poi il 10 maggio ci sarà per vedere se persone costituite, parte civile, con la Codacons, mamma mia, Codacons, venga accettata. Poi vediamo se accettano che la Juventus chiede di spostare il processo a Milano o a Roma, se non sbaglio, sì. Poi se vengono accettati si sposterà un nuovo rinvio là, andrà avanti con rinvio, andrà avanti per anni, si dice. Quindi non so. Quindi l'importante è che la Juventus sia giudicata dal CONI in modo imparziale e che se la Juventus ha ragione gli venga ridati i 15 punti. Se la Juventus ha torto è giusto che i 15 punti ci vengano
lasciati come penalizzazione. Grazie, era questa cosa qua. Comunque, che c'era qualcosa sotto si sapeva, ragazzi. Ma che poi viene scoperto che ci fosse stata questa cena con questa persona potente che è un politico, ha detto che la Juventus doveva essere penalizzata perché vinceva troppo, e ha fatto comunque capire che non solo la Juventus usava il sistema, ma anche altre. E questo si sapeva, ragazzi. Quindi, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa cena. Mettete un like, ragazzi, vi prego. Commentate, iscrivetevi, condividete, attivate la campanella e ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Ciao ciao!